Buonasera, siamo qui per la seconda conferenza di questi due giorni con i nostri amici legionari e questa sera c'è qui un personaggio molto importante, soprattutto per gli addetti ai lavori, Andrea Frediani, il nostro principale e migliore scrittore di storia militare e saggista, storico, da qualche anno romanziere di successo. Iniziò con i 300 guerrieri, un romanzo molto molto dettagliato storicamente, ma anche pieno di pathos, di avventura, ambientato durante il periodo della battaglia dei Termopili, seguito da Gerusalem, un intrigante thriller medievale, religioso e anche qui con battaglie descritte solamente come lui è capace di fare, per poi finalmente dedicarsi al mondo di Roma, con un eroe per l'impero romano. In questo momento siamo in attesa dell'uscita del terzo libro della trilogia Dictator, di cui qui vedete le prime due puntate, una trilogia su Cesare, voi direte l'ennesimo libro su Cesare, invece adesso Andrea ci spiegherà anche qualcosa di diverso, e poi finalmente proprio in questi giorni è tornato a scrivere un altro saggio. Allora, adesso Andrea si presenterà. Chiaramente in qualsiasi momento domandate quello che volete e la prima domanda alla quale vorrei che rispondesse è la solita domanda che ormai fanno da anni a un saggista, uno scrittore di storia militare, di libri di storia. Come può diventare un romanziere? La differenza tra scrivere un saggio e scrivere un romanzo. Grazie, buonasera a tutti. Quando uscì il primo romanzo mi presentò un noto personaggio della radio che aveva in quel momento un libro tra i primi 10 della classifica di saggistica, scritto in collaborazione con un politico. Io in quel momento ero tra i primi 10 della narrativa, quindi mi fece i complimenti e io dissi: beh, però anche lei complimenti, insomma, visto che era l'ottavo posto. Io mi sposo, ma lei è settima della classifica di narrativa. In effetti questo rispecchia un po' il complesso di inferiorità che un saggista spesso nutre, anche se non sempre lo manifesta. Questo anche essere il cuore, però di massa, che è diventata nell'immaginario collettivo la corazza standard dei romani da sempre, in realtà usata per neanche 200 anni. Nel periodo, diciamo, i primi 200 anni dell'impero, quindi in un momento particolarmente illustro e famoso come l'impero, ma fu usata pochissimo. Adesso li vedremo, perché a un certo punto suggeriranno, per esempio, che nei primi secoli gli eserciti di Roma sono vestiti come i politici greci, come i russi. Poi suggeriranno una cosa, negli ultimi anni in cui l'esercito romano ancora una volta sono vestiti, dopo hai visto quelli in alto, non ti sembrano romani, ma sono vestiti che sembrano barbari, con le barbe, sono romani, perché si vestono perché la moda è diventata quella, no? Tu non ti vesti come si vestiva un bambino di 10 anni fa. E i soldati costumi, no? In scala, diciamo, vera, reale. Perché il titolo L'esercito romano da Roma a Artù? Perché sappiamo tutti che la storia lo conferma, che effettivamente il fondatore della Roma sul Palatino, la famosa Roma quadrata, a capo di questo gruppo di ladroni, di fuoriusciti, di scacciati, solo uomini, fu appunto Romolo e il suo fratello Remo, non come ha detto il nostro presidente così, Remo è una situazione, però scappa appunto Romolo. E perché Artù? Perché ormai tra noi addetti ai lavori, diciamo sono più di ormai 20 anni, vediamo per scontato che un eventuale personaggio storico realmente vissuto di nome Artù, non sappiamo se Artù era un nome vero e proprio oppure veniva da Artorius, che poteva significare orso nel linguaggio dei britanni, e quindi fosse una sorta di titolo dato a un dux bellorum, cioè a un comandante militare che aveva anche funzioni di sovrano, era un romano britannico, cioè quindi era di per metà sangue romano, veramente di madre portato in comune. Anche perché spesso, magari,
serve per i franci tutti, perché è stato per l'opinione. Ma è questo dato un giorno che non è stato più stesso. Aumenta la palanca, aumenta la carotta, si rinforzano le varie cose. Questo è un altro, eccolo là. Quelli, quello di prima è come li vediamo da prova prima. Qua è una ricostruzione con la protezione per il braccio, per i spinieri, come i legionari si sono scolpiti in un monumento che si trova in Romania, a Colonna, il sipato dei legionari. Come erano vestiti quindi? Perché loro si sono ricordati così, mentre sono raccontati.